visco siete ancora così, così numerosi come te, eh? Io sempre provo di usare pochi numeri, vorrei solo fare un ragionamento su quello che potrebbe, su quello che potrebbe essere il nostro futuro. Allora, Max ricordava il sistema Caffè Trieste e il distretto del caffè. Ricordo qui a Trieste siamo 45 metà con un fatturato abbastanza importante che rappresenta grosso modo il 15% del popolazione degli addetti. Salto rapidamente i numeri. Stiamo vivendo grandi cambiamenti e il settore del caffè non è assolutamente fuori, siamo nel mondo, la dinamica demografica è assolutamente impressionante, ci sono 7 miliardi, quando ho sognato magari Patrick e Max sono più giovani di me, ma sulla faccia della terra erano 2 miliardi e 3. E per me questo è assolutamente sorprendente. Chiaramente assieme a questa dinamica demografica che trae anche il consumo di caffè, perché ricordiamo che la crescita maggiore ce l'abbiamo nei paesi. Quindi il problema sarà sostanzialmente di scarsità di risorse e il problema sarà di gestione degli aspetti legati. Vediamo un altro problema che comincia a legarsi sempre più alla produzione dei beni industriali, sollevato dalla grande distribuzione, ma che oggi buona parte degli operatori industriali si trovano a dover gestire, e cioè l'innalzamento della CO2. Questo è un esempio che vi ho fatto contestualizzato sul caffè. Il contributo della materia prima, il caffè verde, impatta per il 50% sulla, facendo 100 l'impatto del totale del caffè, la logistica pesa per il 30% e il comportamento industriale per il 20%. Ricordo che l'Europa ha lanciato un pacchetto clima 20-20-20, cioè 20% di riduzione di emissioni di gas serra, 20% di riduzione di consumo di energia e 20% di energia da rinnovabili entro il 2020. Molte aziende stanno iniziando ad aderire volontariamente a questo pacchetto. Un altro aspetto secondo me rilevante è che il cosiddetto top of mind è un survey che viene fatto periodicamente nell'ambito dei consumer good. Questo è un dato 2011, quindi un po' datato, però vi garantisco che si mantiene questa griglia. Mette al primo posto la responsabilità della corporate e la sicurezza alimentare. Questi due elementi che oggi sono ai primi posti erano solo l'anno prima, rispettivamente al secondo e al quarto posto. Quindi la sensibilità dei consumatori punta direttamente. Veniamo un attimo all'inquadramento del problema. Allora, il sistema agroalimentare europeo è l'industria più grande che traina il sistema europeo. E qui l'Italia ha un peso rilevante. Prima Massimiliano ricordava
circa 8% del mercato del caffè, ma l'agrofood vale 12,5% in Europa. Il caffè è un prodotto globale, salto e passo alle minacce. Allora, le minacce sono fondamentalmente legate a concentrazioni industriali. Vi sono oggi 4 multinazionali che controllano il 60% del mercato americano e il 40% del mercato mondiale. Anche la produzione del caffè verde si sta concentrando, il commercio in materia prima si sta concentrando in mano di 7 gruppi e la logistica oggi nelle mani di 2. Patrick ricordava mercato italiano, questo è più che una minaccia, un rischio, però molto fondamentale. 700 aziende di piccole e medie dimensioni rendono, rispetto a quello che succede al di là delle Alpi, il mercato, che pur essendo resiliente, è in una posizione secondo me di debolezza. C'è questo, diciamo, questa minaccia secondo me switch tra l'arabica robusta di commoditazione del mercato, cioè da una parte il mercato del caffè si sta commoditizzando, dall'altra parte c'è ancora una piccolissima nicchia che vale 5% del mercato stimato ovviamente sul mercato special. Un'altra minaccia è legata, lo ricordava Patrick prima, ai sistemi porzionati. I sistemi porzionati ormai si sono attestati saldamente nel mercato, crescono, sono gli unici prodotti che crescono a 2 cifre rispetto al tradizionale, lo vedete qui. Questi sono dati ai RAI, il prodotto Mocha e Espresso è sostanzialmente stabile se non in contrazione, i prodotti cialde e capsule, con le cialde che non si sono mai stabilizzate, sono un prodotto vecchio, a 40 anni la cialda in carta, con le capsule invece che crescono a 2 cifre e sostituiscono il prodotto tradizionale. Qui stiamo parlando di grandi distribuzioni ovviamente. Qui lo vedete da una chart della Nespresso, il numero di sistemi porzionati sul mercato. Vedete che fino al 2001, anzi diciamo nel 1986 ce n'era uno, si mettono loro, c'era anche qualcun altro, ma era un po' piccolo, si chiama Il Caffè e quindi non era tracciato da Nestlé. Nel 2001 erano 6, vedete qui abbiamo iniziato a rilevare anche da Idri, poi nel 2008 erano 26, nel 2009 32 e continuano a crescere. Quindi questo mi dà un'idea di quello che significa il mercato del sistema porzionato, che di fatto ha democratizzato la preparazione del caffè, cioè a casa come al bar, e questi sistemi hanno portato nelle case dei consumatori il caffè preparato per il bar. Il bar è
Questi sono, diciamo, questa è un'analisi SWOT del sistema Caffè Trieste. Questo è un lavoro che abbiamo provato a fare assieme all'università e di cui vorrei darvi un paio di spunti. Allora, viste queste minacce, quali possono essere gli esiti e quali possono essere le soluzioni? Allora, una si lega, io la leggo a questa chart che ci fa vedere come è cambiato il paradigma del valore. Cioè, da una parte il paradigma tradizionale vede prezzo, quantità e quello che gli americani chiamano convenience, che è il rapporto tra queste due come l'elemento chiave del valore. La nuova vede degli elementi aggiuntivi, e cioè la qualità, l'esperienza, l'experience, per dirla anglosassone, e la mancanza o la gestione di meglio la sostenibilità. Questi sono questi ultimi tre elementi cominciano a essere sempre più rilevanti per il consumatore. E quindi il messaggio è fondamentalmente qualità, 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 qualità nel servizio, qualità nel prodotto, qualità di tutto quello che si fa nel nostro settore. Chiaramente questo significa lavorare nella nicchia, non nel mercato mainstream, sarà difficile riuscire a mantenere. Questa potrebbe essere una soluzione soprattutto per l'industria nazionale, che è un'industria fatta da aziende di piccole dimensioni. Ma ci può essere anche un'altra via che stiamo cercando con fatica di praticare, ed è quella di collegare filiere diverse. Cioè, in tempi di crisi come questi, in tempi di diciamo grande cambiamento, bisogna andare a costruire nuove filiere, perché cercare di mantenere in vita le filiere che esistono, le filiere tradizionali, sono destinate fondamentalmente a competere sui volumi, a competere su strategie di prezzo, e quindi con investimenti industriali enormi. Nel mondo dell'editoria, ad esempio, c'è stampatore che sta in Veneto, che produce ogni anno 500 milioni di libri, stampa un libro in 24 ore, 500 milioni di libri, ha una rotativa di 1 km, ha di fatto ha spiazzato il mercato, cioè ha lavorato solo lui, ha fatto questo perché ha fatto un investimento industriale e lavora su lui. Dobbiamo trovare invece intersezioni con altre filiere. Caso, ad esempio, alimentare, prodotti tipici del caffè, ci sono intersezioni con l'energia, perché possiamo, dai sottoprodotti agli impianti green, ci sono possibili intersezioni con il mondo del farmaco, della cosmetica, i prodotti per la salute, i prodotti plastici, chimici, degli imballi. Qui ci sono. Da un censimento che abbiamo fatto nel Friuli Venezia Giulia, abbiamo scoperto che l'alimentare nuovamente è un mercato estremamente frammentato, ci sono circa migliaia di aziende, ma solo 22 fatturano più di 15 milioni. Il 4% dell'export è legato all'alimentare, ma di questo il 33% è il caffè. Salute e di contributo alla bilancia commerciale del caffè nel paese, qui noi nel Friuli Venezia Giulia facciamo anche di più in termini numerici. Allora, poi l'esercizio è andato avanti provando a incrociare che cosa? Qui i settori produttivi, quindi filiere tradizionali, alimentare, farmaceutico, cosmetico, chimico, plastico, servizi per l'ambiente, biotecnologie, agricolo, mobile, legno, carta, con la necessità di innovazione tecnologica richiesta dalla singola filiera. E si è visto che c'erano moltissime sovrapposizioni, quindi questo significa che si possono fare sinergie, perché ci sono
molti elementi tecnologici comuni che possono essere condivisi da filiere diverse. Questo lavoro è stato un lavoro, secondo me, molto, molto valido, è stato fatto dalla professoressa Carrozzi. Questo è, diciamo, uno schema, quindi da una filiera scollegata, come si fa a collegare queste filiere? Vedete che la filiera dell'alimentare ha almeno 4 relazioni con altre filiere, prodotti per la salute, scarti di biomasse, il packaging, le bioplastiche, cosmeceutiche, farmaceutiche. E procedendo ulteriormente, ho provato a fare una stima di quali possono essere le opportunità per il settore caffè locale di una mezza filiera, cioè quell'ultimo disegno che ho mostrato, cioè andiamo a incrociare competenze di filiere industriali diverse e mettiamo in condivisione gli elementi tecnologici che vanno ovviamente sviluppati. Allora, fatto uno, il valore all'origine del prodotto, uno e due di mercato, quando e qui se lo spostiamo arriviamo a 2, se passiamo ad allungare la filiera in maniera tradizionale su estratti istantanei arriviamo a 5, ma se passiamo a chimica fine, nutraceutica, quindi prodotti a più alto valore aggiunto, possiamo arrivare a 10. E quindi i famosi 500 milioni di fatturato e di impatto che portiamo sul PIL regionale possono salire a 2 miliardi e mezzo. Quindi questa chiaramente è solo un'ipotesi, però secondo me può essere una via che rafforza la filiera tradizionale sottostante e aggiunge e crea nuovi posti di lavoro in nuove filiere industriali, e questo in